laaja kymmas. Andiamo via di qua, che pericoloso, eh! È impressionante però sto fare qua, eh? Ancora in diretta su Radio Gold, siamo sulla pagina Facebook di radiogold.it per raccontarvi quello che sta succedendo ancora a distanza di 24 ore dal maltempo che ha colpito il territorio ieri. Siamo a Capretta d'Orba, esattamente sulla provinciale 155, qui vedete questo tratto di strada che è letteralmente franato. Adesso vedremo il punto in cui è stato trovato purtroppo il corpo della persona vittima del maltempo, il tassista è stato recuperato proprio alcuni minuti fa. La strada è la provinciale 155 tra Pratalborato e Capretta d'Orba, vedete che la strada è completamente interrotta, mangiata da questo rio che continua a scorrere. Lì c'è Villa Carolina, l'ingresso di Villa Carolina, questo invece è il rio che ha divorato letteralmente questo tratto di strada. Le forze dell'ordine che stanno presidiando, qui non si può accedere naturalmente, noi abbiamo avuto la possibilità di fare queste riprese, manto stradale interrotto. Guardate che scenario incredibile, quello che vi stiamo facendo vedere. I campi a fianco allagati, l'acqua si è ritirata indubbiamente perché vedete anche quei rigagnoli che danno l'idea appunto di dove fosse arrivata l'acqua nel corso della giornata di ieri, in particolare della serata, e probabilmente questa situazione ha generato l'incidente dell'uomo che ha perso la vita qui a Capretta d'Orba. Il tassista sembra di Genova, però stiamo aspettando appunto di avere maggiori informazioni al riguardo, quindi occorre prendere tutto col beneficio di inventario. Arriva da Ovada, senz'altro, perché se veniva il tassista di Genova. Questa è la strada, adesso torniamo indietro, naturalmente bloccata come dicevamo, in quel punto lì è stato trovato il corpo purtroppo della vittima di questa ondata di maltempo. Non riuscite a vedere probabilmente in maniera chiara e nitida, anche noi facciamo fatica a individuare il punto esatto, però diciamo che indicativamente tra quei due cespugli è stato trovato il corpo dell'uomo che è stato già portato via. Una morte incredibile quella che è avvenuta ieri sera, appunto, con il ritrovamento invece questa mattina alle prime ore dell'alba con l'intervento dei carabinieri e delle forze dell'ordine. Lo ricordiamo, siamo sulla provinciale 155 tra Capretta d'Orba e Pratalborato. Qui l'acqua probabilmente è arrivata, ha infangato tutto, e lì il corpo questa mattina recuperato del tassista genovese. Sì, Sara ci sta chiedendo se è la strada tra Nove Ovada, noi confermiamo, è esattamente questa. Dopo Villa Carolina, adesso vi farò vedere anche l'ingresso di Villa Carolina, questo è lo scenario della provinciale 155. Guardate qui il fango, l'acqua che continua a scorrere, adesso sicuramente si è calmata, guardate come ha mangiato il costone di quel campo. Qui è tutto infangato, quindi l'acqua probabilmente è arrivata, anzi sicuramente è arrivata fino a dove si vede il verde. È eroso la strada perché poi vedete, questo è lo scenario finale perché la strada è interrotta. Letteralmente è impressionante questa immagine perché vi dà l'idea della forza dell'acqua ieri sera. Vedete, c'è un pezzo di struttura in mattoni, anche quella portata via dalle acque, l'albero coricato con le radici, gli altri alberi coricati, e questo anche per darvi l'idea della forza, un altro albero coricato, della forza dell'acqua ieri sera
quindi anche dei rischi poi per chi ha percorso questo, questo tratto stradale. Strada interrotta da una parte e dall'altra. È estremamente difficoltoso raggiungere praticamente tutti i paesi qui nel Novese. Occorre fare dei giri dalle colline per raggiungerli. Ma soprattutto l'elemento più critico, l'elemento più critico e più triste di questa giornata è raccontarvi la scomparsa dell'uomo, la morte del tassista genovese trovato proprio in mezzo a quel campo questa mattina. Hanno curato? Adesso andiamo a Castelletto d'Orba per raccontarvi come sta vivendo quel paese il post maltempo. E quindi terminiamo qui la diretta, la prima diretta di questa giornata. Dentro, no. Tu lo senti? No, non ti sento. L'Inter ce l'ha. Eh? No, io mi sento che stavo lì. Che cazzo fanno a stare? Allora pensate che scadesse qua. Un fiume in piena. Tutta acqua che esce dai terreni. A posto, passami la vecchia, Gloria. Vieni qua. Ma non ti ho rovinato, eh? Meno male che mi c'è casa. Di cosa ci passa quando giove? Di cosa quando giove non ci passa? Tutta ci passa quando giove, qua? Tutta tu migliore. La pastella. Wow. Buono, Che so? Oh puttana! Là lo sai, Fabiano? Alta 50 centimetri. No, 50 centimetri no. 20 centimetri, 30 centimetri. Ma la come fanno a mandare su più la macchina? Mamma mia. Facciamo le dita, sere. Mamma mia, oh, signor. Dai, fermo te, fermo lì. Fermo. Mamma mia. Paura. Vai che ce la fai, mano. Vai che ce la fai. È lì, È lì, ma to, un fiume. Dai, peggio l'abbiamo passato. Quel pezzo era peggio. Andiamo a casa e poi diciamo ciao ciao a tutti. Sì, sì.
Facciamo surf. Madonna, te ridi. Stiamo facendo surf. C'è la macchina dietro. Dai, c'è la macchina dietro. C'è la macchina dietro. Può passare.